entra nel nostro mondo in un modo bello, dove gli artisti come Simona Marchini dimostrano una grande sensibilità. Simona, tu non sei, diciamo, per la prima volta presente quando c'è un richiamo importante. Io ti ho vista sempre in prima fila, anche dedicata alle cause delle donne. In questo caso abbiamo un importante elemento che riguarda i bambini. Ricordiamo oggi, lo abbiamo già fatto all'inizio, tutte le vittime siriane, ma questo perché è un argomento che ci lega all'attualità. Però Simona Marchini e la solidarietà, ecco, vorrei questo concetto venisse fuori dall'intervista. Allora, intanto io sono ambasciatrice UNICEF dall'87, quindi mi occupo da tanto tempo di solidarietà, bambini e donne, perché poi le donne sono madri, cioè insomma tutta una serie di problemi legati al femminile. Poi comunque in tutte le occasioni in cui vengo coinvolta io sono sempre pronta a dare una mano per quello che posso, se non altro con la mia passione civile. Anche lunedì adesso abbiamo una serata straordinaria al Brancaccio. Come no, dedicato. Dedicato, è una bellissima cosa. Presenta la Cuccarini, c'è un sacco di attori, di persone meravigliose. Ma appunto per aiutare le donne in difficoltà, creare dei punti di riferimento e assisterle in tutti i modi, quindi sostenerle, prepararle, aiutarle a trovare una professione, un lavoro, quello che è, però farle sentire sostenute, accudite. Io trovo, Simona, permettimi se ti interrompo, che quando il messaggio viene veicolato da voi, che avete una grande visibilità, fate proprio da cassa di risonanza. Ma infatti io trovo che le persone note debbono farsi carico di questi messaggi, intanto anche con un loro comportamento, una loro civiltà proprio di impatto col mondo, che è molto importante, e poi veramente cercando di rendersi utili laddove venga richiesto. Hai già detto e anticipato che ti rivedremo lunedì, e poi ancora dove? Perché io chiudo sempre con una nota legata al personaggio e al personale di questo personaggio. Dove ti potremo seguire e vedere? Allora, io faccio ogni tanto adesso in giro uno spettacolo molto carino che ho fatto alla Fenice, ho fatto dappertutto, Croce e Delizia, signora mia. il mio personaggio, no, che racconta tre opere di Verdi, è un grande pianista, Paolo Restani, suona le parafrasi di Liszt. Poi ci sono due progetti di commedie, vediamo che succede. Poi ho sempre il mio centro culturale importantissimo, la Nuova Pesa. Facciamo tante cose, e anche come centro culturale svolgo una missione, no? E quindi facciamo incontri di poesia, di letteratura, di cinema, insomma, e mostre d'arte contemporanea, cioè, no, una appunto mercoledì per esempio. Però ecco, non smetto mai di inventare, e poi ecco, dove mi chiamano io parlo coi giovani, coi ragazzi. Perché voglio dare alle ragazze e ai ragazzi coscienza del proprio valore, il più possibile, perché sono manipolati, sono ridotti a un mercato vergognoso, ossessionati dalla tecnologia, sono soli e non hanno fiducia nell'avvenire. No, il futuro sono loro. Allora la parola speranza, bisogna mettergliela nel cuore. Grazie, splendida, splendida come sempre, Simona Marchini, grazie.